Grazie innanzitutto per questa opportunità, diciamo, di condividere questa passione. Prima sentivo parlare di, appunto, passione dell'esercizio del giardinaggio. Quello che è il microfono. Penso di avere, ho sicuramente delle ossessioni. A volte la domenica, lo sapete dove sta? Nel nostro vivaio. Ma non solo nel nostro, gira. Nelle fiere ci viene a trovare, quindi, sì, con la mamma. Sì, la mamma. E allora, io lavoro, ho la fortuna di lavorare in un contesto particolare, che è praticamente questo parco voluto da un lord inglese all'inizio del Novecento, dove ci sono degli impianti di pinus per centinaia di anni vecchi. È un po' complicato perché noi non abbiamo, come diciamo, gestori del bene, non abbiamo la possibilità di fare qualsiasi cosa che ci passa per la testa, come in genere invece può succedere a chi vuole farlo nel proprio giardino, insomma. Per cui quello che principalmente passa per la nostra testa è la preoccupazione rispetto al territorio, rispetto alla conservazione del bene, l'introduzione di piante o di varietà di piante che non siano invasive, che siano in armonia con quello che è magari la concezione originale, insomma, qui ci sono tutta una serie di implicazioni che sono non di semplice gestione. Poi ovviamente ci sono personaggi come loro che forniscono consulenza senza, diciamo, inestimabile valore, anche perché la maggior parte dell'apprendimento che nel mio caso ritengo di considerare valida è quando, confrontando le varie esperienze, ci rendiamo conto di come un errore magari nella gestione di una pianta possa essere fondamentale. E io, che so, parlo di come io coltivo il melianto a lei oppure a un'altra amica vivaista, e lei mi dice: guarda, io lo tratto così, colì, io le mando i semi. Insomma, è fatto molto di rapporti e di interazioni. Personalmente così la mia, infatti, appunto, sostanzialmente per quello che riguarda la mia particolare ossessione, per me le piante sono contatti o ricordi con persone che ho mantenuto oppure che ho perso, e quindi da quel punto di vista mi diverte molto io mantenerle. Generalmente nel mondo, nell'accezione comune, Villa Cimbrone è ritenuta il giardino inglese per eccellenza nel panorama. Sta perdendo questi connotati. Qual è la differenza rispetto a un giardino cosiddetto all'italiana, con l'uso dell'acqua in un certo modo, con la sistemazione del pino in un'altra? Glielo vogliamo far capire alle nostre signore? È molto interessante e offre molti spunti questa domanda, perché obiettivamente il giardino è un insieme di forme di vita che non può essere considerato come, non so, un complesso architettonico. È dinamico per natura, quindi automaticamente noi ci troveremo, anche come semplici manutentori, a dover gestire delle problematiche che cambieranno in base a quello che già è coltivato o quello che aggiungeremo. E una delle cose più spaventose in senso positivo, è quanto il suolo, che mi ossessiona anche lì abbastanza, che forse se ne parla poco, ultimamente magari di più, quanto il suolo e l'ambiente cambi in base a quello che io vado a coltivare, quello che poi io ambirei a coltivare. L'acqua, qui, quanto non abbiamo abbastanza tempo per parlarne. Noi ovviamente prima usavamo una data quantità, adesso ne stiamo usando sempre di meno, cercando di introdurre specie o introdurre tecniche di coltivazione sempre più, diciamo, che prediligono l'efficienza di un sistema di coltivazione, ad esempio la vacciatura, l'utilizzo della vacciatura, del cibato, il compostaggio in loco. I pini non offrono tantissimi problemi. Il problema che stiamo avendo con i pini è quello dei fulmini, quello della gestione degli esemplari malati, ad esempio. Ho sentito oggi, mi è arrivato un preventivo di un ragazzo che dovrebbe venire anche a fare delle tomografie, delle prove di trazione a Parco dei Principi, che verrà poi successivamente verrà da noi per fare gli stessi interventi.
E stavo pensando che in questi giorni, siccome abbiamo perso dei pini, noi dovremmo sostituire i pini, eventualmente, dovremmo non sostituirli, ma rimpiantarli. Questo mi prenderà moltissimo tempo, alterando ovviamente la conformazione del luogo, l'immagine del posto, che altro, gli aspetti più inquietanti sono quelli della sicurezza, perché avendo molti ingressi, noi ovviamente ci dobbiamo cercare di tutelare da questo punto di vista, però inevitabilmente vai ad alterare qualcosa che si è costituito nell'arco di 80-100 anni, insomma. Chi è che batte un cuore leggero a fare un intervento del genere, anche se certo di mezzo c'è l'aspetto della sicurezza? Avete sentito le prove di trazione? Non è caso. Tomografie, prove di trazione. L'albero viene sottoposto a una trazione perché se all'interno è marcescente crolla immediatamente. E il fatto dei fulmini, il pino stesso per la sua altezza diventa, e poi il nuovo che è Villa Cimbrone, sapete, sta in una posizione particolarmente amata dai fulmini. Infatti moltissimi alberi sono controversi, moltissimi vini principalmente. Perché sono cresciuti ormai, è un'antenna che con le umidità attira il fulmine ed è un problema. Quindi pensate il giardino a volte quanto diventa complesso nella gestione. Uno dice i giardini storici hanno anche questi problemi. Hanno il problema che le ombre proiettate da questi alberi di 80-100 anni vanno a cambiare quello che era. Il roseto non va bene più perché è in ombra. Allora il giardino dinamico, come diceva Marco, io devo trovare soluzioni che non vanno a stravolgere il giardino, ma il giardino è cambiato, il giardino dinamico, e capita anche nei nostri piccoli giardini questo. Io metto il ciliegio, era 2 metri, poi mi diventa 15 metri, i coni d'ombra vanno a creare situazioni diverse, quindi io devo percepire questi segnali e il giardino tolgo le rose, metto le ortensie, metto i rododendri, cioè metto altre cose, però il giardino poi, ecco, non è definito, ma è in continua evoluzione, che poi con lo studio, con l'attenzione, un giardino importante non può avere cose banali, ma vanno pensate, vanno studiate e vanno calate in quel contesto, perché continui ad avere questa bellezza. Contesto che non è facile, perché gli ospiti di questo albergo arrivano in elicottero e quindi c'è un enorme piazzale, dici, ma com'è che accade giusto a niente? E no, là sotto la stati stile elicottero, e come tale non possiamo mettere. È un piccolo problema, ma ci sta, vero? Che fai il direttore? Parliamo delle rose di Villa Cimbrone. Così sono.